Ciao amici, ciao amiche, yeah! Ben ritrovati sul canale di coppia Davide Chiara Channel. Bene, quest'oggi andremo a montare un comodino dove sotto c'è un ripiano che andremo a riporre la nuova stampante e nel cassetto penso che andremo a riporre tutte le cose appunto che servono per la stampante, fogli. Foglie. Poi vabbè, lì ci penserà mia moglie. Io adesso mi occupo del montaggio e adesso giro l'inquadratura e vi faccio vedere i vari pezzi che ci sono. Ragazzi, qua abbiamo tutti i pezzi, i componenti per andare a montare il nostro comodino e qua dentro ci sono le viti e tutto quanto che poi andremo a vedere insieme. Qua ci sono i binari. Adesso andiamo a montare questo bel comodino che oltretutto pesucchiava nella scatola, ma togliendo la scatola risulta tutto quanto leggero. Sono dettagli. Bene, ora giro l'inquadratura e andiamo con il montaggio di questo comodino qua. Bene ragazzi, adesso ho preso tre di queste viti e le andrò a mettere in questi buchi piccoli, 1, 2 e 3, e la stessa operazione la vado a fare anche di qua. Iniziamo prima con questo vitatore, sempre il buco piccolo ragazzi, ecco, il primo è stato fatto. Ora ragazzi, abbiamo preso altre viti diverse e andiamo a montare il primo binario. Prima di stringerlo bene andiamo a collocare le due viti. Adesso andiamo a collocare questa dove ci sono i due tassellini di legno e la vite. Ecco fatto. Ora andiamo a collocare questo che c'ha il binario e lo andiamo a collocare qua. E ora vado a fissare il tutto. E adesso vado a chiudere con l'altro, il secondo laterale, e stringo il tutto. Andiamo a lavorare sul coperchio.
viti nei sei buchi, sempre quelli piccoli, ragazzi. Ragazzi, ho preso questa asta piccolina, gli ho messo questi due cosi di legno, vado a collocarli nei buchi, ecco fatto, e poi devo avvitarli, vedete i due fori? Mettiamo i soliti bastoncini, però nei buchi grandi questi. Ne vanno messi 6. Ora vado a mettere il coperchio e poi con questi qua vado a fissare il tutto. Con la struttura abbiamo terminato, ora ci occuperemo del cassetto. Comunque è bello perché è bello tondeggiante, eh? Sì, abbiamo fatto, mia moglie ha veramente un gusto allucinante perché è giusto giusto, qua si inserisce la stampante, qua c'è il suo cassettino dove vanno i fogli, proprio una cosa, oltre che essere per me shabby chic, ma anche bello. Veramente bello bello bello. Allora andiamo a mettere le solite viti e i soliti legnetti nel frontalino del cassetto. Allora, sono andato a mettere i due laterali del cassetto, adesso vado a stringerli, vedete che ci sono i buchi, poi devo mettere il pannello e con questo qua chiudo. Allora ragazzi, adesso andiamo a mettere il suo pannello. Che bel pannello. Sì. Carino. E andiamo a chiudere il tutto adesso. Bene ragazzi, questo comodino è stato completato, guardate. Ho messo il pomello, guardate che bello il cassetto.
è proprio adatto per una stampante. Guardate, sotto la stampante, volendo si può mettere anche sopra. Adesso comunque io vi ho fatto vedere come si monta questo comodino qua, bellissimo. Poi mia moglie vi farà vedere come collocherà. Ora, se vi interessa, si chiama questo qua, il nome del comodino. Siccome che questo comodino ha varie misure, noi abbiamo preso il 51x40, che è questo qua, perché è proprio a misura di quello là che toglieremo perché è brutto. Questo qua proprio completa la camera. Bene amici, spero che questo video del montaggio del comodino vi sia piaciuto, vi abbia intrattenuto. Spero che vi sia stato utile questo tutorial sul comodino. Bene ragazzi, io vi auguro una buona domenica e niente, iscrivetevi in massa al canale di Coppia Davide Chiara Channel, al canale Chiara D'Alessandro e al canale Chiara D'Alessandro SMR. Io vi auguro ancora una buona domenica, il solito bacione, il solito yeah e ciao!